Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video unboxing Giovanni Rana. Ovviamente non è nessun video in collaborazione, ma ho acquistato. È spettacolare questa unboxing. È veramente bello, ovviamente dopo ve la faccio vedere nel dettaglio, però ci dobbiamo muovere. Cioè, è veramente bella, penso che sia stata una delle più belle. Sì, sì. Anche Giovanni Rana, Giro d'Italia, edizione limitata. È stato fatto ovviamente un omaggio a Lazio, Liguria, Campania e ovviamente l'Emilia Romagna. Quindi non ci resta che aprire. Sono curiosissima. Questa box mi piace tantissimo. Ovviamente poi ho pensato di farvi anche la recensione, sicuramente la vedete stesso in questo video, ma vediamo un attimo dal minutaggio. Come ho fatto? 3, 2, 1... Che bello! È bellissimo! La mia mano alza. Ci facciamo un altro giro! Sì! Bellissimo! Ok, io ovviamente dopo ve la faccio vedere. Wow, che spettacolo! Mamma sarà con te! Guarda che bello! Che bello! Va bene! Cioè, guardate qua, quel manico rosa, giustamente. Noi ci continuiamo per un po'. Vero. Ok, andiamo prima a Lazio? Sì, vai. Ovviamente. Giovanni Rana, Giro d'Italia, Carbonara. La Gazzetta dello Sport, la nostra maglia rosa 2021, edizione limitatissima. 2021. Quindi abbiamo questa la carbonara, bel pack. No, no, bello, mi piace. Vai. Quindi andiamo con l'Emilia Romagna. Eccoli qui. Questo è crudo squacquerone e rucola, appunto un omaggio alla piadina. Mamma mia, duro, chissà com'è buono. Vai. Poi io... No, io vado con la Campania. Campania, salsiccia e friarelli. Mamma mia. Ovviamente, cioè, non poteva mancare, questo mi è buono. E infine, sì. Allora, Liguria, pesto, patate e fagiolini. Questo pure secondo me anche se io non amo il pesto, però secondo me ci sta. Ah, guarda come sono tipo fiorellini. Hanno tutte forme diverse, lo sai? Bello per questi due. Di nulla, vi lascio all'assaggio. Eccoci qua con la recensione del mio bellissimo ristorantino a tema rosa, vabbè io verde, vabbè ma c'è sempre un po' di verde in questo Giro d'Italia, oltre che a rosa. Ovviamente inizieremo dalla prima portata, che sto ancora aspettando, che sarebbe carbonara. Non vedo l'ora di provarla, ovviamente. Li proveremo tutti semplici, con giusto un filo di olio, che perché non voglio contrastare il sapore comunque del ripieno, sono molto particolari da come avete già visto l'unboxing. Uguale, ripieno, niente di che, io mi sono anche applicata. Ok, ci hanno messo un bel po' di olio, mantenetevi leggero con l'olio, ristorante. Assaggiamo carbonara. Infatti mangerò anche questi. Mamma mia! Wow, uno spettacolo. Veramente. È buonissimo, cioè sembra proprio di mangiare una carbonara. No, mamma mia, esagerato, proprio il guanciale si sente. Wow, buonissimi, me l'aspettavo buoni ma non così. Mi ha superato le tue aspettative. Ovviamente poi io non vi do un voto, perché poi alla fine vi faccio tutta la classifica. Vabbè, Giovanni Rana. Oggi è 29, io vi pubblico anche il video, quindi sicuramente troverete ancora la box su Giovanni Rana. Grazie, la ringrazio. Può portare già la seconda portata. Adesso ci andiamo a fare un giro in Emilia Romagna, crudo, squacquerone e rucola. Andiamo a farci questo giretto. La rucola si sente tantissimo, ma veramente tanto. Assaggiamo.
però elegantissimo. Rucola e crudo. E poi si sente alla fine lo squacquerone. Mamma mia. Forse per i miei gusti preferisco di più carbonara. È molto forte questo come sapore. Veramente forte come sapore. Qui c'è la rucola. Però buono. Quella alla carbonara riuscirei a mangiare tranquillamente una porzione, ma proprio così, vabbè, ad occhi chiusi. Non ci resta che fare la nostra penultima tappa, quindi la terza tappa in Campania. La c'è troppo cammiscata. Non ci resta che farla in Campania, quindi andiamo con salsiccia e friarielli. Assaggiamo salsicce e friarielli. C'erano i friarielli, ce ne sono proprio assai. Assaggiamo. Sono buoni, però anche questi li trovo un pochino pesantini. Rispecchiano il gusto, e questa è la cosa che alla fine ci interessa più di tutto. Non li finisco, ma non perché non siano buoni, poi me li finisco dopo perché c'è anche l'ultima portata, quindi l'ultima tappa che sarebbe la quarta, e quindi non voglio finire questo, poi mi disgusta e non riesco a darvi la recensione degli altri. Forse per il momento nessuno di tutti e due supera carbonara, però devo dire che anche questi sono molto buoni. La salsiccia non si sente molto, si sente ma proprio lieve, subentra proprio alla fine. Adesso con l'ultima tappa ce ne andiamo in Liguria con il ripieno, pesto, fagiolini e patate. Non lo so, lo sapete, perché io non amo il pesto, non sono un amante del pesto, non mi fa impazzire, però ovviamente bisogna provare. Il bello di fare questi video è proprio provare gusti nuovi, sapori nuovi. Ho visto che in alcune storie, molti ce li potete trovare anche nei supermercati, vabbè da me no, perché figuratevi se da me si vedono queste cose. Assolutissimamente no, specialmente le edizioni limitate o arrivano tardi o non arrivano proprio, quindi per questo per me il sito è una grande salvezza. Però almeno così siete andati al supermercato e dite, vabbè, quello già l'ha provato, ma lo prendo, mi faccio passare lo sfizio. Assaggiamo l'ultima portata, quindi pesto, fagiolini e patate. Il pesto si sente tantissimo, però vi devo dire che si sentono anche molto i fagiolini. Assaggiamo. Dopo sono tutti belli carichi, cioè non è che dici c'è poco ripieno dentro, no, sono proprio carichi. Oh, non gli do una lira. Oh, è pure un po' forte. Allora, sì, ripeto. Le patate, proprio lieve, ma... il pesto e i fagiolini si sentono tantissimo. Sono prontissima a fare la mia classifica. Primo posto, carbonara. Cioè, carbonara mi ha fatto letteralmente sognare. Secondo posto, crudo, rucola e squacquerone. Veramente molto buono. Terzo posto, salsicce e friarielli. E quarto posto, patate, fagiolini e pesto. Neanche a farla apposta, raga, io sono andata completamente a caso. Come ho preso anche, come vi ho fatto l'unboxing, così ho recensito. Forse tra tutti e quattro, i miei due preferiti in assoluto sono stati carbonara e crudo, rucola e squacquerone. Veramente sono i due che se dovessi andare domani al supermercato... sicuramente io riacquisterei loro due, ma ovviamente questo è sempre un gusto personale. Quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io corro subito ad editarlo, io mi sono divertita veramente tantissimo. Fatemi sapere se voi li avete già provati. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!